Da un'idea di Francesca Bonfanti. Calcio, ultima frontiera. Questi sono i viaggi dell'equipaggio di State Bene Così. La sua missione è quella di esplorare nuovi mondi alla ricerca di altre forme di vita e di civiltà, per arrivare là dove nessuno è giunto prima. Però diciamo tutti insieme, ma l'occhio non mi venga, tanto la buccia di culo te venga. Guarda, bella cipollona mia. Ce la faccio. Le flatu quello. Io vorrei che tu capissi, mettendo in mezzo altro tipo di situazioni, che sei una delle più grosse merde che abbia mai chiamato questa radio. Ce la faccio. Segnali di emergenza acustici e luminosi. Vescovi invece è l'arrolante. Questo è il dosso, siamo abituati. No, adesso non ridere perché ti sto offendendo. Io ti sto offendendo. Sì, non te fa coglionà. T'ha fatto il, il complimento su Francesco. Scusate. Per dirti tu che eri uno stronzo. Certo, certo. Vabbè. Anando, brutto sonnandone. Tu sarai sempre la piccola che quando va a cercare di pestare i piedi gli si fa una scureggia in faccia e si rimanda indietro. Sta una casa come pensa al culo. Per Mario, dire una cosa, no, ma a lui. Dai. La checca finale di questa mattinata. E poi invece ho visto pure della gente di colore che stava lì a dare una mano. Prendete la Wehrmacht. Quindi il signor Andrasuagli che vedete qua è il dio Ra. Io sono qua per fare un giudizio divino, cioè c'ho da giudicarvi tutti. O ballo caval è facile non sballo. Però come dicono quelli bravi, lo spettacolo va avanti. The show goes on. Ce la faccio. Sì. Amici miei, si avvicina il derby, si avvicinano i tre derby, perciò se si avvicinano i tre derby che dobbiamo fare? Dobbiamo ascoltare sicuramente Guido De Angelis, che è il profeta, il Nemo, profeta in patria dei tifosi biancocelesti. È il pesce Nemo. È il pescione della Lazio e... E Guido, attenzione, Guido, non si pensate, Guido è uno spietato, uno cattivo, uno... Ah, Guido è della Lazio, sfida della Lazio. Che corra, è uno che non gli passa la mosca sotto il naso. Guido, ti fa cuore, Guido, attenzione. E quando l'estate, qui 5-6 giorni, te ne vai lì, trovi queste figure particolari. E questo bambino era abbastanza, era tosto, sembrava Ercolino Garbanino. E in confronto ai bambini di Roma, che sai, tutti precisi, no? E avevano un ristorante. La cosa curiosa dentro di storia, questo bambino faceva, cioè, ogni tanto giocava a pallone e naturalmente giocava con i suoi amichetti. Infatti chi andava lì la domenica erano tutti quelli di Roma che si facevano, insomma, la passeggiata, poi andavano al ristorante, si mangiava bene e lasciavano i bambini sciolti, no? Perché mamma, posso andare a giocare a pallone? C'è un bambino che c'ha il pallone, vai, mi raccomando, non attraversate la strada. Insomma, escono. E giocano con questo bambino che, insomma, è abbastanza tosto, insomma, è uno di quelli che se ti deve mandare a quel paese te ce manda, e se te dà una pizza da cioè, perciò al di là le grandi fiabe di Guido De Angelis, Ercolino Galbanino. Ercolino Galbanino, ma chi caspita è? Io non, è digitato, guardavo se esiste. Cercate, esiste Ercolino Galbanino. Galbanino è il formaggino, il Galbani, che era, ti ricordi, era circondato dalla cera, no? Eh sì. E poi con la cera ci si potevano modulare delle situazioni. Signori, esiste Ercolino Galbanino, vi do questa notizia. Eccolo qua, Ercolino Galbanino. Però non è che ci avesse questa... Vinci un Ercolino al giorno, praticamente un cosetto gonfiabile con scritto Ercolino sopra. Mi sa che è una cosa vecchia, però. Beh, è una cosa antica, guarda che questo bambino, ancora vestito con le tute del 1920. Perciò lui sta parlando di cose del 1900, beh, no, di più, 55, 50, fino agli anni 60. Dico, ci saranno delle foto riccamente in bianco e nero. Ma aspetta un attimo, scusa un attimo. Bene, a parte qualche qui pro quo, andiamo avanti. Sentiamo, sembra Ercolino Galbanino. Lo so, andiamo la fiaba, avanti. La fiaba di Ercolino Galbanino, sentiamo che cosa. Dai. Allora, sto bambino menava la cifra, vai se ce la fai. E i bambini giocavano. Sai, una volta va sotto la macchina, il pallone, e lui va sotto e lo riprende e dice: no, facci te, fa. No, non ci vado. No, ferma un attimo tutto. Mi fai un favore, lo chiedo proprio. Mi metti quella musica delle fiabe? Na, 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 na. Com'era? C'era una volta. C'era una volta.
Tu che c'hai i bambini piccoli, bravo. L'abbiamo mandato, c'era il povero Dori ancora, ti ricorderai? Per darti un mille cene, è bella. That's why che non ho capito. No, era una cosa che aspettiamo. Qual è il problema? Che fretta c'è? Ma io voglio che fretta c'è. E io per quello voglio fare tutta bravissimo. Vai con Guidarello con la seconda parte. Mille cene nel mio cuore di fiabe. I bambini giocavano. Sai, una volta va sotto la macchina, il pallone, e lui va sotto e lo riprende e dice: no, facci te, fa. No, non ci vado io, se no mamma mi dice che mi sono sporco i pantaloni. Ah, vabbè, allora ci vado io. È la prima volta. A seconda, alla terza, io stavo dentro al ristorante, io vedo questa scena, entrano i bambini che si tengono la mano sulla guancia destra, sono due, ne va accoppati due. Sulla guancia destra e l'altro sulla guancia sinistra, insomma della serie al terzo tentativo, perché ha detto no, mo ce dovete andare a voi, perché io sono tre volte che vado sotto la macchina di tirare il pallone, ha mollato due pizze, tu non puoi capire, perché questo era grosso, e tornano piangendo dentro al ristorante, e noi a ridere, perché sapevamo che non conoscevano questa persona, questo bambino, perché era abbastanza irruento, diciamo, un po' così, no? Insomma gli ha detto, ah, non ci andate? Pim, due pizze. Forse era meglio andare a prendere il pallone. E questi sono rientrati, mamma, c'è un bambino che mamma, chi sta? Ecco. Bene, ma uno che vuole sentire parlare della Lazio, ma che cazzo gli frega tutta questa storia di sto ragazzino? Aspetta, sono curioso, voglio sapere come va a finire. Ah, non è finita? Eh no, c'è una terza parte. Oh, che può scusa, essere finita così? Scusate, ho rovinato tutto con la parolaccia, scusate. Io ero convinto che era finita. Bimbi, continuate ad ascoltare. Ho capito, ma uno che vuole sentire la Lazio, non... vabbè, non lo dico perché poi ho detto la Lazio, mi scuso con tutti. Dai, sentiamo un po'. Il proprietario del ristorante, che sapeva che questo bambino era abbastanza focoso, te possi ne ammazzate. Ma tu te rendi conto, no? Ma adesso questi sono clienti, ma non me ne frega niente. Non volevano pigliare il pallone, io davo due pizze. Ecco, queste scene piccole, diciamo quasi da far west, simpaticissimo, io di giorno le risate mi sono fatto, questi bambini che poi, oh, ma se sono sentiti poi schiaffi da fuori, infatti, come che è? Pim, due pizze proprio dalla sede, senza stare a... Ah, non c'è andata, la terza, allora mo so, come un film di sono tornati, hanno pianto tutto il giorno, poi hanno fatto pace, ma lui quando dava la mano, non gli avevo la data, sai quei tipi così, no, te giuro, un personaggio, sai quei Fammi dire prima. Neanche a Kabul queste scene. Ah, guarda, a Mosul. Mario. Questi schiaffi inopinati agli altri bambini, una scena di una violenza. Posso dire, ogni tanto gli aneddoti ci stanno, però ecco, che ne so, Mario ci racconta ogni tanto che doveva essere caricato su una petroliera che doveva andare nel Golfo Persico con la guerra Iran-Iraq. Sai? Che tra l'altro era pure vero. Cioè, non so quanto era molto fa la S pure fazza il Corino Galbanino, ma sì, è talmente stupido, che... sì, è vero. Almeno quello c'è un po' di brio. Devo dire, non ha che mai emozionato. No, ma io non gli voglio male a lui. No, io figurati, ce l'ho avuto come direttore. Bravissimo, ma figurati, direttore. Però, raga, io dico, fategli un'iniezione di qualcosa di come si può. Che si può fare? Di ginseng? Un'iniezione di ginseng? Beh, lì mi prendi in caffè, non c'è bisogno dell'iniezione. Vabbè, proprio... l'iniezione perché mi sembra più diretta, no? Pure se lo bevi. Però dopo c'ha delle intuizioni calcistiche. Perché ho detto, tutta sta storia del bambino che mena. È stato anche emozionante. Sì, emozionante, ma insomma non è. E invece adesso si parla di calcio, si torna col grande Guidarello De Angelis bianco celeste, dai. Una volta lo incontrai, ma se tu lo vedi sembra veramente è alto, poi a vederlo da vicino non è così, perché lui è longilineo, però è tutto diciamo è nell'essere magro è una branda, però è tutto nervi. Cioè, credo che quando gli vai addosso ti fai proprio male, perché è veramente alto. Poi c'è questo naso che insomma gli dà la sensazione proprio di uno che meglio non avvicinarti, però poi alla fine se ci parli è un ragazzo molto mite, molto timido, timidissimo. Ti ha fatto un apprezzamento da una ragazza e è diventato no rosso, di più Bordeaux. Ha scoperto che i calciatori hanno il naso. Sono anche alti, che non ti sparano se ti vedono, ma sono anche timidi, e se una ragazza gli fa un apprezzamento diventano rossi. Beh, ragazzi, queste sono cose, tu lo sapevi? Il timido Libor Kozak, che bello. Ma tu lo sapevi che i giocatori erano così, anche alti, non col naso? Non sapevo di Kozak, onestamente. Io Kozak ancora non so manco chi è, però è un giocatore. Libor
l'attaccante, quello cieco, quello alto che non tirava, insegnava neanche. Fanno... Vabbè, comunque. Senti, andiamo avanti ancora perché lo chiamavano Ercolino Galbanino. Anche lui. E poi ci sono delle cose di calcio che qua grandi paragoni. Qua però lo apprezzo. So what? È vero che sotto porta non eravamo cinici come dovremmo, però è pure vero che per fare quel lavoro, no, o sei il Barcellona che c'è qualcuno là sotto, c'è Lewandowski, purtroppo io dico sempre che Immobile non è Lewandowski, questo voglio dire, Immobile non è Higuain. Io il invece, quarto segreto di Fatima. Sai che però qua lui mi, detta così però, mi stupisce perché io invece l'Immobile gli ho visto lo stacco di Lewandowski, gli ho visto la forza di Higuain, destra sinistra uguale. Devo dire che qua è stato onesto però Guido, secondo me però è stato troppo onesto, nel senso che ha voluto dire che l'Immobile non è né Lewandowski né Higuain, ha ribassato un po' uno dei giocatori più forti del mondo in assoluto, e bravo per l'onestà, ecco questo applauso, chapeau avrebbe perché detto. Io dico l'ultima cosa su Immobile, che stimo tantissimo, che paragonando a Lewandowski secondo me è una diminuzione, per me è più Higuain lui che Lewandowski, non so se tu sembrava Ercolino Garbanino. Ah, quello è un altro discorso, certo. Beh, sai, tra Lewandowski e Higuain è un po' chiedere chi vuoi bene più, mamma o papà. Io Higuain sicuramente come mi piace di più, però adesso lascia stare quello che dico io. Immobile secondo te è più Lewandowski o più Higuain? Beh, per caratteristiche è più Higuain. Questo meno male, sei d'accordo con me. Bravo Guido, sei stato, devo dire, bravo, chapeau, anche perché secondo me forse è pure un'anticchia meglio, yeah. Immobile sì, sì. Higuain. Vai, sentiamo chi c'è. Pronto? Hi. Bene. Allora, cioè, questo chiamo c'è un sacco da fare. Io. Ma sì, è l'affarato. Allora, sì. Uno è impegnato, no? Non so se ridere o piangere di fronte a no, questo. No, però a me viene, a me è figo. Ma non è la prima volta, non sarà l'ultima, no, questo è il problema. Io sono arrivato a un punto della mia vita che oramai quando è così, ma che non c'è, che te la prendi a fare? Invece lo so che tu magari. Invece dai, è forte. L'unica cosa, certo, questo c'è un sacco di cose da fare, esatto, durante la giornata. Per prendere la linea, chiamarci al 4 e poi addirittura organizzarsi. Ma anche perché mi sembra che Giuliano ha detto che si vede pure il telefono. Adesso sarebbe figo richiamarlo, no? Fagli allora senti la pernacchia. Un po', chi è qua? Senti un po', chi è qua? Passi in Admazza, ma tu se vuoi sapere che cavolo fai durante il giorno, per avere il tempo di chiamarci e farci la vernacchia. Pronto? No, Guido, devo dire, c'ho molta più classe di me. Dai, io gli avrei detto tu sei la tua nonna, tuo zio, invece lui ha detto pronto, che cosa? Però quello che non gli viene in mente a Guido, ma Guido, non è possibile che la pernacchia è di seguito al fatto che Immobile non è nel Lewandowski, non è nei Higuain, però l'hai già paragonato. Ed era Immobile, quello... pensa che ha chiamato. Quello può essere già fatto. Un grande abbraccio al un tuo amico Guido De Angelis, dai. Cosa poi ci abbiamo uno, ragazzi, lo vuoi anticipare te? Guarda, lui ci ha regalato una soddisfazione unica, un discorso, il discorso alla nazione più incredibile che si sia mai sentito. Jenny il sensitivo, a fra poco. State ascoltando, state bene così, ma ne siete assolutamente consapevoli? Bene, bene, seconda parte, amici. La parte dei maghi, quella che è stata apprezzata. Ragazzi, Jenny il sensitivo... Quello che non gli puoi chiedere è il futuro, no, dice, ma... assolutamente. Però tanta gente lo vuole, tanta gente lo brama, sentitelo. Allora voglio ricordarvi, chi vuole telefonare a Jenny, se volete andare in diretta sempre con tutti i flash, questo lo dico a tutti quanti voi, perché dobbiamo spazzare agli altri, e poi a me è il 030, pertanto non posso tenere un consulto molto lungo, questo è chiaro, e poi il consulto noi, io faccio presente a tutti quanti voi che i consulti non è che voi potete pretendere dal video di avere il 100% delle risposte, non esiste proprio, avrete il 2-3%, perché non esiste che dal video non possiamo, noi se facciamo questo è per farci conoscere e per farci pubblicità, questa è la mia sincerità, non è perché vi dico dovete venire a forza da me. Lui è un capolavoro che cammina, lui è un capolavoro d'arte moderna, allora, in movimento. Io non capisco
noi dobbiamo stare attenti a criticare sta gente, perché probabilmente Calò, noi non abbiamo la sensibilità di capire tante volte i discorsi che loro fanno profondi, perché te sei un materialista, io no, profondo, sinceramente uno spiritualista. No, io sono spiritualista, però non arrivo a essere un sensitivo come Jenny. So che tu sei anche sciamano. A me piace, gioco da villano. A me però piacciono i sciamani, sai? Sai, fanno i corsi quelli. L'ho studiato, lo so, l'ho studiato tanto. Marizzo, da quelle parti lì. Va bene. No, no, io e Jenny è uno sciamano. No, gioco di sciamano, gioco di villano. Jenny c'ha come si può dire, spiegare. Vabbè, lo spieghiamo un'altra volta. Mi sembrava Ercolino Garbanino. No, Jenny, non scherzate con Jenny. Perché lui dal video 2-4% per chi chiami il 030, che se chiami 899. Se chiami il 030. Il 030. Seconda parte, vai. Per carità, anzi, ci sono gente che mi chiamano e quando vedo che sono posti molto lontani, dico, cerca di trovarti qualcuno là vicino. Pertanto, come io dico, se vi trovate nelle zone di Cremona, non potete venire da Genova, andate dalla Francesca Bini, perché è una carissima amica, è brava pure lei, esperta nella cartomanzia, bravissima donna, e darà soddisfazione a tutti quanti, perché è chiaro che noi, se ci vogliamo bene, non dobbiamo essere gelosi su questa situazione di cartomanzia. Ognuno c'è un dono, ognuno fa una pratica sua, ognuno ha qualcosa che può darvi soddisfazione. Poi c'è sta quelli là che vi vogliono prediggere, questa è un'altra cosa, questo lo annuncio a tutti quanti voi. Oh, allora, se stai a Cremona c'è la signora Bini. Ciao signora Bini, se stai vicino Verona c'è la signora Carletti, che ricorderete. A Roma chi c'è? A Roma c'è Bruno Ripepi. C'è Brunetta, la Ripepara. Maria Azzuzza, l'amica tua quella. Maria Azzuzza era un'amica mia. Era un'amica tua. La conoscente. Non è neanche conoscenza, era quella che vendeva nelle piccole particelle di marijuana a tutti i ragazzi che andavano a comprarla. E sicuramente lì con le carte, lo sai, sicuramente lavori. Un'amica tua, ecco, appunto. Allora, invece Jenny, il problema è questo, che Jenny non chiama nessuno e deve dire un sacco di cose. Questa è la vera verità della storia di Jenny, il sensitivo cosiddetto, vai. Vediamo se c'è diretta. Non c'è, va bene. Allora, ancora annuncio, chi vuole venirci a visitare in corso Cavour al numero 28, il negozio che già conoscono quasi tutti, il Talisman. Poi diciamo che voglio dirvi la metà di febbraio, non voglio dirvi l'inizio, la metà di febbraio inizia un nuovo negozio. Il nuovo negozio sempre fa parte del Talisman Corso Cavour 28 al numero 24 Castanavola, cioè diciamo oggetti, amuletti, roba napoletana, partenopea. Veniteci a visitare. Ragazzi, altro allora, che noi Starbucks. Siamo, scusa, voglio dire una cosa. Ma noi vogliamo i negozi di Jenny. Mi fai parlare. Siamo oggi nella frutteria di Carlo, qui a Via Gli Antani, a Casta Roma. Noi facciamo questa esterna, ma non c'è nessuno ancora che ci chiama. Abbiamo la diretta, c'è nessuno! Non c'è nessuno urlando così, eccetera. Ma comunque non ho capito, lui che fa le dirette alle esterne come Rete Sport faceva una volta dove non c'era nessuno. Come ha funziona? Lanciato un'idea, tu dici? Ah, bene. Come funziona? Ma lui c'ha pure i negozi, lui c'ha. Ma chi so questi? Lui sta prendendo pubblicità un negozio? C'è il suo? Ah, ma che no, a Casta Napoli. E ce n'ha due, c'è uno al Talismano a Corso Cavour 28 che è famosissimo, Mario, come fanno un corso. Sì, vabbè, certo, e io ogni volta che vado a Napoli vado là. A Casta Napoli dove ti vendono, che ne so, tutti gli amuleti, le pietre, se ti serve per fare un incantesimo, una fattura, con o senza partita IVA, lui c'ha tutto, lui c'ha tutto. E aprirà presto anche a Roma. Meno male che lo capisci te, io non lo capisco, però andiamo avanti, dai. Io sto improvvisando, però spero che ci hai preso. Ancora un saluto, andiamo a darlo agli amici. Mario, ciao Mario. Mario è a il paese, come si chiama lì? Il nostro amico Mario di dove? Non lo sa, lo sa, lo sa. Ospitaletto. No, ospitaletto no. Niente ospitaletto. No. Hai capito chi Mario? Dov'è? Come si chiama il paese? Non me lo sai dire. Non lo so.
Com'è? Avrei detto che hai bevuto bene. Com'è? Dov'è il paese là? Non lo so. Vabbè. C'è l'Atica, mi sembra. Cioè, prima fa il vago e cosa... poi lui ti conosce proprio per nome. È un amico, è un amico. No, ma quello che è bellissimo è che si è inventato un nome. Dice, come, e quel poveraccio non ha capito. No, quell'altro non avevo capito e non erano complici. Ma come mai? Ospitaletta, ma quale ospitaletta? Qui e là, su e giù. Attenzione, l'ultima. L'ultima, no, è clamorosa. L'ultima. No, questa qua è che è clamorosa. Ah, no, no, no. Pensavo che era lei che lo diceva, dico. Se era lei era il pazzino, lui è uno scemo. No, no, questo qui che scrive questa cosa. Va bene, invece dai, torniamo da Jenny Sensitivo e ci abbia questo, dai. Una trasmissione che è un tourbillon, sembra Manchester City Monaco. Ho capito, ma non c'è uno che lo chiama, però. Pronto? Poi vorrei salutare l'amica Nunziatina, c'è Nunzia, è napoletana. Allora, signore, la linea è libera, chi ci vuole telefonare, 030 230 6105. Ancora un super saluto va per la nonna Giovanna. Ciao nonna da Rovato. Tu vuoi salutare qualcuno? Io voglio salutare gli amici Raffaele, Marco, la Rosa Maria, tutti i compagni del Sant'Isidoro. E poi vuoi salutare la tua dolce metà, non la vuoi salutare? Certo. Come? Allora, tu, quella sarebbe allora, la prima. Allora Ramona che mi starà sicuramente guardando. Ciao Ramona. Allora Giovanna, quando uno non sa che dire per radio, che deve fare? Deve cominciare a salutare l'amici. Allora io voglio cominciare. Saluto una persona che conosce anche te, Carlo, Antonio, Giovanni, Carlo Sbragarelli, Bragarelli, la famiglia Sbragarelli, pure il ma cognome. Come no, che stanno a Via degli Aranci, come no? Sì. E poi volevo salutare De Fer e signora. La signora l'hai conosciuta. Vabbè, andiamo avanti, andiamo avanti, meglio. Poi vogliamo salutare Pignogno. Beh, la famiglia Galasso. Poi andiamo avanti. Vogliamo salutare. Vai, su. Beh, segnali. Antonio, Giovanni, Annarita Coppelletti, dai, che tu l'hai conosciuta per tanti anni. Coppelletti, come no? No, Coppelletti, oggi proprio dici delle cose che non si può. No, no, nel senso di cognome, ti sei sbagliato cognome, quello volevo dire. Vabbè, come la vogliamo chiamare? Fastustelli? She don't like fly. Allora signori, stasera è Mush. Sei venuto tu, è Mush. Chi sa, fai ferma. Non lo saci, ma che tiene? No, stasera sei venuto tu, bello. Ah, bello. Non va a venire proprio allora. Sei venuto e buttate un mare nero qua. Guarda qua, non arriva una telefonata. Sei venuto tu da quell'altra parte, mi hai buttato, guarda, non arriva una telefonata, hanno capito, Sacciar, non voglio niente. Usacci, perciò, che se voglio fare? Non c'è bisogno di me le arici, bello. Allora vorrei salutare ancora gli amici, visto che in attesa delle telefonate, oggi andiamo con le salute, mi sembrate amica. Come tanti anni fa si facevano queste dediche. Vediamo se c'è diretta. Salutiamo l'amico Patrizio. Ciao Patrizio. Allora, intanto sentiamo un po' se c'è diretta. C'è qualcuno? In diretta? Al 57, no. 84, 73. 82. No, allora saluto Francesco. Io voglio salutare Artur Carlo che ci sente sempre. Bene, sentiamo se c'è diretta. C'è diretta? No. Allora saluto il caro, carissimo Antonio Cardelli che ci ascolta da Novate. Pensate, c'è una diretta? No. Allora io voglio salutare da Ro. Oh ragazzi, vecchio amico Ro, vicino a Milano. Come si chiama? Si chiama Eustachio. Sì. Pastoloni, detto Deofanelli. Deofanelli, sì, però sono tutti nel condominio. Bene, c'è qualche diretta? No. No, allora voglio salutare Carola, Giovanna Cinzia, principessa che, di Condò. Che voi sapete bene, insomma, la chiamano, la generalessa. La principessa di San Basilio, questo lo volevo dire e salutare. O anche generalessa del quartiere Montemario. Poi, vabbè dai, andiamo in diretta. C'è qualcuno in diretta? No. No. Allora, volevo salutare
Beh, come fai a dimenticare Mister Peabody, Mister e Peabody, il suo cane e Sebastiano Sebastianelli, che insomma, e Severino, amico, e col suo amico Severino. Bene, perché me ne andrei intanto, vero? Ma ce n'è un'altra. Era l'ultima parte, no, era l'ultima parte, no! Amici, vai con la sigla. Pronto? È pronto. Non lo voglio sapere né come si chiama né dove chiama. Beh, sono fatti suoi questo qua, non lo so. Allora, se lei ha delle parti sue che madre natura l'ha creato così, cioè sono problemi che lei glielo può andare a dire, va bene? Ah, sì. Il sesso, ecco, se n'è sceso. Sì. È diventato come un pesce morto. Bravo, ecco. Ah, sì. Tu, Marco, tutto l'anno mangi come un uno che non ha lo stomaco, cioè, cerca un buco diretto che poi va per terra, e quindi, visto che si perde le cose nel corridoio, continua a mangiare, sì, perché sennò non si. Il mondo per cazzo di vacca! Regia, per cortesia, regia, non vi fate incazzare, vi faccio una fattura mortale. Che facciamo? Salutiamo il grande Marione. Però, come dicono quelli bravi, lo spettacolo va avanti. Le show cosmo. Ce la faccio.